Triturare un orso gommoso è super facile. È così che facciamo i piccoli orsetti gommosi. Spiedini di Haribo, orsetti gommosi con wasabi, allenamento gommoso e gare esplosive. Cos'altro si può fare con 10.000 orsetti gommosi? Guarda l'emozionante sfida Haribo nel nostro nuovo video! Christy, vuoi giocare a un gioco da tavolo? Sarà divertente! No, grazie, Tommy, non mi va! Christy, giochiamo a Jenga? Buttiamo giù la torre! No, Alex, non voglio costruire o buttare giù niente! Christy è a uno! È il mio gioco preferito! No, non mi va! Badminton, prendiamo a calci l'uccellino! No, 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 ragazzi, lasciatemi in pace! Ok, Christy, va bene! Con chi non vuole fare niente, prova una pioggia di orsetti gommosi! Rallegrerà chiunque! Tutti tuoi, Christy! Ragazze, facciamo un bel barbecue! Sì, amiamo la bistecca! Non abbiate fretta! Carta inverti? Tocca a voi cucinare per noi! Al lavoro, ragazze! Il grill vi aspetta! Le ragazze non si aspettavano proprio questa svolta, ma Christy ha gli spiedini di legno e gli orsetti gommosi. Facciamo il barbecue con ciò che abbiamo. Che grande idea! Infilza gli orsetti gommosi su uno spiedino e cucina gli spiedini. Arrostisci gli orsetti. La gelatina si scioglie sul fuoco. Wow, sembra uno spiedino fatto di slime colorato. Proviamo. Ragazzi, questo è per voi. Spiedini Haribo. Sicura che sia commestibile? Alex, mangialo. Gli orsetti barbecue sono molto dolci e gustosi. Emily ha comprato un nuovo grill elettrico. È così pulito e bello. Il mio tesoro! Non avrebbe dovuto lasciarlo solo in cucina. Alex e Tom le faranno uno scherzo Haribo. Vediamo che succede agli orsetti nella nuova griglia. Riempi la griglia di orsetti e accendila alla massima potenza. Oh, Emily sta arrivando! Corri! Che è successo alla mia griglia? Oh no, c'è un mostro gommoso qui! La gelatina bollente si è impadronita della mia nuova griglia! Ah, ragazzi, me la pagherete! Ragazzi, è l'ora della pignatta! Chi vincerà? Chi rompe la pignatta ad occhi chiusi prende tutto il contenuto! Emily è la prima a provarci! Attenzione! Non è facile farlo ad occhi chiusi! Taglia due grandi sagome di orsi in cartone spesso! Attacca un lato di cartone a una metà orso. Utilizza il nastro adesivo. Fissaci sopra l'altra metà orso. Lascia un foro in cima. Taglia delle strisce di carta crespa in frange. E avvolgi la pignatta. Incolla le strisce in modo che si sovrappongano. Aggiungi occhi, sopracciglia, un naso e una bocca di carta colorata. Decora con un fiocco di carta. Metti gli orsetti gommosi in piccole buste con chiusura lampo. E riempi la pignatta. Incolla uno scovolino ad anello nel foro. Copri il foro con la carta. E appendi. Emily la manca. Ora tocca a Tom! Respira! Senti la pignatta! Ma è tutto inutile! Ha fatto solo una carezza alla pignatta! Tocca a Christy! Attento, orso! Christy è in vena di distruggere! Ci siamo! L'orso non uscirà vivo da qui!
Nel momento in cui si apre un sacchetto di orsetti gommosi in classe, gli avvoltoi arrivano. Ne voglio un po', anch'io! Orsetti finiti. Succede ogni volta! Sentono le caramelle in ogni angolo. E li mangiano tutti! Non ci si può nascondere, nemmeno nell'armadietto! Ciao! Bene, mi vendicherò! Versa un cucchiaio di senape, succo d'aglio, salsa di soia, ketchup piccante e wasabi in diversi contenitori. Aggiungi 2 cucchiai di gelatina sciolta in ogni salsa. Mescola bene. E versa le miscele in uno stampo in silicone per orsetti. Utilizza una pipetta. Refrigera finché non si induriscono. Benvenuti all'Haribo Fan Club. Siete pronti ad assaggiare qualcosa che non avete mai assaggiato prima? So che vi piacciono i miei orsetti. Buon appetito, maleducati golosi. Sì, grazie! Che schifo! Cos'è questo sapore? Wasabi! Disgustoso! Non riesco a mangiarlo! L'orsetto è scaduto! Che schifo! Haha! Fregati, amici! Ora starete lontani dai miei orsetti per un bel po'. Tommy ha organizzato un appuntamento super romantico. Candele, vibrazioni romantiche. E un cuore gommoso. Nessuna donna al mondo potrebbe resistere. Orsetti gommosi al posto dei petali di rosa. Così fantasioso e così dolce. Emily, sorpresa! Oh, è così romantico! Cosa? Tommy, perché il pavimento è ricoperto di orsetti gommosi? Ora è dolce e appiccicoso! Mi sono appiccicata! Devi lavare il pavimento ora, tesoro. Beh, spesso gli appuntamenti non vanno proprio secondo i piani. Gli amici giocano a 1 da 3 ore. Non vi siete ancora annoiati? Sì? Potreste provare una sfida Haribo. Dovrete fare una scultura di orsi gommosi. Piovono provviste! Bene, al lavoro! Christy ed Emily contro Alex e Tom. Ma la scultura non sta venendo bene. Sganciamo una bomba Haribo. Lo spettacolo sarà molto più divertente. Ed ecco i risultati. Le ragazze hanno fatto un elegante girocollo. Taglia una striscia dalla copertina trasparente di un libro. E incolla dei bottoni automatici su entrambi i lati. Usa la colla commestibile per attaccare gli orsetti gommosi alla plastica. Che elegante girocollo! Gli orsi si arrampicano sul collo di Christy. E i ragazzi hanno creato un orso gigante di Haribo. Aggiungi 280 g di zucchero a 480 di gelatina sciolta. E un cucchiaio di acido citrico. Aggiungi il colorante alimentare giallo. E mescola bene. Riempi un grande stampo ad orso in silicone con orsetti gommosi. E versaci sopra la massa gelatinosa. Metti in frigorifero per qualche ora. Il girocollo delle ragazze è un accessorio colorato e carino. E il maxi orsetto fatto dai ragazzi è un delizioso dessert. Entrambe le squadre vincono. C'è una nuova sfida Haribo. Tutti hanno ricevuto un messaggio. Chi può farsi i muscoli in una settimana solo usando le Haribo? Sfida accettata. Alex ha creato dei manubri con gli orsetti. Emily allunga un orsetto come fascia elastica. E Tom ha escogitato un grande metodo. Un morso di delizia ogni 7. Sciogli 280 g di orsetti gommosi nel forno a microonde. Aggiungi 160 g di amido di mais e la stessa quantità di zucchero a velo. Mescola bene. E crea uno slime dolce. Toma i bicipiti più grandi.
Alex e i suoi manubri non sono neanche lontanamente vicini a quel risultato. Ti è piaciuta la nostra sfida Haribo? Scrivi qui sotto cosa faresti con gli orsetti. Un gustoso spiedino? Un girocollo? O dei manubri pesanti? E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere le nuove spassose sfide di Trum Trum!